Adesso o mai più, ora si batteranno i rigori a Wembley sotto la curva tinta d'azzurro, una partita molto molto tesa, ma adesso comincia un altro match, un match che si gioca soprattutto con la testa. Il primo rigorista è Locatelli, prima mi raccomando è like, commento e iscrizione. Il primo rigorista è proprio il numero 5 azzurro, Manuel Locatelli, protagonista con la Svizzera, parte lui, parte Locatelli e sbaglia ragazzi, para! Unai Simon si mette male, ma attenzione ragazzi, può essere ancora tutto recuperato, non è detto, anzi spesso chi sbaglia per primo poi recupera. Stiamo calmi, serve ancora la capoccia, serve ancora la testa, stiamo tranquilli. Comunque Spagna, che sicuramente nei primi 120 minuti ha giocato meglio, adesso sta per tirare Dani Olmo, per me migliore in campo a mani basse, ma ragazzi ripeto, in porta abbiamo un portierone, abbiamo un numero uno di fama mondiale, stiamo tranquilli, ce la possiamo fare. Va Dani Olmo, secondo me, come detto, il migliore in campo. Spagna che comunque ha fatto il classico tiki-taka, ma l'ha fatto benissimo. Oggi veramente una grande Spagna contro un'Italia un po' in difficoltà. Va Dani Olmo, numero 19 contro Gigio. Va Dani Olmo e tira alto, e tira alto, e tira alto. Si rimane sullo 0-0, che vi ho detto? Testa, ragazzi, testa, dagli così, da un possibile svantaggio al pareggio ancora. Dopo due rigori, uno a testa, si rimane ancora sullo 0-0, 1-1 se consideriamo il totale complessivo, ma ragazzi dagli così, Italia che nei tempi regolamentari era andata avanti al 60esimo con un grandissimo gol di Chiesa, contropiede perfetto magistrale e gran gol, tiro a giro, rubati i diritti d'autore a Insigne da parte di Chiesa, gran gol, 1-0, ma Spagna che poi con Morata con una doppia imbucata aveva recuperato, adesso Belotti che non si è visto praticamente mai in questo europeo ha la possibilità di riscattarsi, va Belotti, parte lui in corsa lunga, va Belotti all'angolino, all'angolino, il ruggito del gallo, il ruggito di Belotti ragazzi, 1-0, Unai Simon l'aveva intuita, vediamo un po', ci è arrivato molto vicino, ma Belotti l'ha tirato bene a fil di palo e ha fatto 1-0, dai così, di rabbia ragazzi, grandissimo, bellissimo questo abbraccio a tre, Locatelli, Chiellini e Belotti, adesso Gerard Moreno subentrato, ma comunque uno che si è visto poco titolare nel Villarreal, eroe della Coppa UEFA di quest'anno contro Donnarumma, il numero 9 nella Roca, vediamo un po', parte Gerard Moreno e no ragazzi, l'avevo visto presa questa palla, Donnarumma col braccio di richiamo, vediamo qua, ah ragazzi, di niente, proprio si parla di millimetri, di piccolezze, di niente. Adesso Leonardo Bonucci, uno degli specialisti, uno di quelli che però sbagliò, mi ricordo, contro la Germania l'ultima volta che andammo ai rigori in un europeo, lo scorso europeo Euro 2016. Vediamo un po' ragazzi, ma comunque Italia che a prescindere da come andrà ci ha fatto emozionare, io questa Italia la voglio ringraziare e la ringrazierò a prescindere da come finirà. Vediamo un po', Bonucci, parte Leo e spiazza Unai Simon, si va sul 2-1 e si mette anche pressione agli spagnoli, dagli così, grandissimo Bonucci, grandissimo Leo. Qui Unai Simon completamente spiazzato d'esperienza, è questa qui la classe, l'esperienza che voglio nella nazionale, grandissimo rigore di Bonucci, adesso Thiago Alcantara anche lui subentrato nei supplementari, figlio di un pugliese ragazzi, comunque vediamo un po', tanta roba questi rigori, vediamo ragazzi, sono in ansia, sono veramente pieno di tensione, di adrenalina, rincorsa molto molto corta per Thiago Alcantara che tira benissimo e spiazza completamente Donnarumma e fa 2-2, dopo tre rigori a testa siamo ancora in perfetta parità, primi rigori sbagliati da entrambi Locatelli e Dani Olmo, adesso però ancora parità e vediamo un po' chi sarà il prossimo rigorista, Bernardeschi, molto criticato, molto preso in giro, preso di mira, però adesso è entrato al posto di Chiesa esausto, dopo 105-110 minuti di corsa, di sacrificio, adesso Bernardeschi ha la possibilità di zittire tutti i critici, vediamo un po', Bernardeschi col mancino partirà, il numero 20 azzurro partirà,
parte Bernardeschi e tira benissimo, e tira benissimo, e tira benissimo. Che rigore di Federico Bernardeschi, grande. È così che ti voglio cattivo pure te, sotto la curva azzurra. E non sottostimiamo, sottovalutiamo sta cosa che tiriamo sotto la nostra curva. Attenzione ragazzi, è importante, facciamo così quando tirano gli spagnoli. Cerchiamo di distrarli. Adesso Morata, autore del gol del pareggio all'80esimo, doppia imbucata e difesa fregata dell'Italia, anche lui Morata, grande escluso all'inizio, poi subentrato e decisivo ragazzi, colui che ha segnato il gol, che ci ha mandato qui, che comunque ci sta facendo godere i rigori. Parte Morata e para, para Gigio, para Gigio, para Gigio, para Donnarumma, para Gigio Donnarumma, e adesso l'Italia avanti, e adesso l'Italia è avanti. Rigore tirato male, ancora errore dal dischetto per Morata, ma grande parata, grande parata con la mano sinistra di Donnarumma. Attenzione, rimaniamo calmi, rimaniamo calmi, rimaniamo calmi, rimaniamo calmi ragazzi, veramente respiro così un salvavita per me. Tira Jorginho, ecco lo specialista vero ragazzi, tira lo specialista vero, e se segna abbiamo vinto, se segna anche Jorginho siamo in finale, siamo ragazzi a Wembley, rimaniamo a Wembley per giocarci la finale o con gli inglesi o con i danesi, ma rimaniamo qui. Adesso Jorginho a casa sua, a Londra, parte Jorginho e segna ragazzi, 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 segna Jorginho, e l'Italia è il finale di Euro 2020 dopo 9 anni di assenza. L'ultima volta che andammo in finale fu un'umiliazione proprio con la Spagna, oggi vendetta, oggi Spagna a casa forse in maniera immeritata, Italia di rimessa, ma alla fine Catenaccio che batte il tiki-taka, calcio italiano che batte quello spagnolo, onore a Luis Enrique, gli voglio tanto bene, ma questa sera è tutta una goduria azzurra, qui è tutto al contrario, manco ho capito ragazzi, sì, 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 siamo in finale di Euro 2020, il rigore decisivo l'ha tirato Jorginho nella sua Londra e l'Italia va avanti, l'Italia va avanti, l'Italia è in finale l'11 luglio, ci ribecchiamo a Wembley l'11 luglio, sarà un altro tripudio azzurro, invadiamo l'Inghilterra magari proprio contro gli inglesi, sì ragazzi, sì, 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 siamo in finale, grande mister, grande Mancini, grande, grande Jorginho ragazzi, veramente non ci posso credere, non ci posso credere, ho quasi le lacrime agli occhi per la commozione, per la gioia che l'abbiamo fatta dopo anni di fallimenti, finalmente torniamo in alto, finalmente torniamo dove meritiamo di stare, sempre Forza Italia, sempre Forza Azzurri, siamo la prima finalista di Euro 2020 ragazzi, sì dai, così mi raccomando iscrivetevi, lasciate like e commentate con cosa ne pensate, sì.